La bagarre in consiglio comunale a Caffarsetti ieri ha costretto il PD a fissare una data per chiudere con la giunta Orsoni il 31 luglio. A meno che non arrivino prima le dimissioni del sindaco finora sospeso, in quel caso si scioglierebbe anche il consiglio comunale e allora si andrebbe a nuove elezioni. La data di fine luglio è stata decisa ieri sera dal PD comunale all'auditorium di Favaro, al termine della giornata più lunga che il consiglio comunale di Venezia abbia vissuto, tra le contestazioni e gli insulti di un pubblico inferocito contro un sistema che si nutriva di soldi pubblici a favore di pochi. Entro quella data deve essere approvato il bilancio di previsione per consentire al commissario prefettizio che verrà dopo di traghettare l'amministrazione dell'ente più importante di Venezia con i suoi 3.000 dipendenti e altri migliaia legati alle società partecipate fino a marzo, quando si andrà a nuove elezioni. Il vice sindaco Sandro Simionato, ora reggente, è stato interrotto in continuazione durante la seduta consigliare, ha preso le distanze dal malaffare e ha lanciato un appello affinché venga lasciato alla Giunta il tempo di approvare il bilancio, di definire le aliquote della TASI. Anche se rimarranno sospese vicende scottanti come quella delle grandi navi, questioni cruciali per la ripresa economica del territorio come la riconversione industriale delle aree di Porto Marghera dopo la cessione delle aree Sindial e il nuovo stadio. Serve senso di responsabilità, ha detto Simionato, davanti ad un pubblico esterrefatto perché di responsabilità ne ha vista poca, mentre gli imprenditori si suicidavano per denaro che lo Stato gli doveva e che non gli ha mai dato e finiva invece nelle tasche di pochi.